Buonasera ragazzi, siamo in diretta da Pozzaglio ed Uniti. So che tanti lavoratori sono a fare la notte all'acciaieria ISP, alla zincatura e anche alla ESP. Vorrei così ringraziarvi tutti perché abbiamo perso un amico. Abbiamo perso un ragazzo che ha lavorato con me e stava lavorando con tante persone che sono ancora, che oggi, che questa sera sono in linea, ma oggi sono andato a trovarlo alla Camera Ardente, era già chiuso. Vorrei così ringraziare, io domani non ci andrò in chiesa, perché so già che lo porteranno al crematorio e lo porteranno insieme alla sua moglie che ci ha lasciato 12 anni fa. Lo so, è un grande dispiacere anche per me e penso anche per tutti quelli che l'hanno conosciuto, il grande Federico Bazzana. Vorrei così parlare anche di altre cose questa sera, non solo di disgrazie, non solo di quelle cose che mi danno fastidio, perché è vero. È sempre la gente buona che se ne va. La gente cattiva resta qua. E daranno sempre più fastidio ai lavoratori, alla gente che ci fa un mazzo, alla gente che lavora con dignità, onore e onestà. Vorrei ringraziare Marco Sassano, Roby Scanna, Damiano Carra e tutte quelle persone che sono in linea, Manuel Gilberti, Fabrizio Ferrari e voglio augurargli a tutti una grande buonasera, un buon lavoro a tutto, Fabrizio Ferrari, ma sono in tanti in linea, c'è anche il signor Landini questa sera, sono contento, anche perché vorrei parlare con lui, non so se mi risponderà in linea, se non mi risponderà, se farà un commento, non lo so, magari sta zitto e mi ascolta. La prima cosa che vorrei dire a Landini è questa, lo so che tu hai fatto il saldatore anche nelle acciaierie, in tanti posti. Oggi sei in prima linea. Io vorrei veramente che tu, da lavoratore, da persona che sa cosa vuol dire lavorare in acciaieria, che sa cosa vuol dire lavorare all'Italsider, all'Ilva di Taranto, dalla Mercegaglia, in questi posti. Voglio che tu veramente da quest'anno ti metta con la testa a posto per andare a vedere la sicurezza sui posti di lavoro, per andare a distribuire denaro ai lavoratori, non a togliergli, con questi contributi, queste tasse, perché in questi anni ho visto sempre la busta paga andare sempre al meno. È vero, 20 anni fa Prodi urlava insieme a Berlusconi, andiamo in Europa, andiamo in Europa, e in questi 20 anni ho visto come siamo andati in Europa. Io non voglio essere colui che porta scalogna, ma voglio dire le verità assolute. Perché quando parlo vorrei che la gente mi ascolta, la gente non sa cosa vuol dire lavorare in una acciaieria, la gente non sa cosa vuol dire essere dietro il computer dal mattino alla sera e farci due occhi così, la gente non sa cosa vuol dire stare dietro a un forno fusorio, la gente non sa cosa vuol dire. È vero. Tanti anni fa con Bazzani, con Federico voglio dire questo, perché la gente non lo sa, tanti sono andati in pensione, ma tanti lo sanno. Quando Giovanni si faceva un culo così per mettere l'olio nelle cisterne, per non far male mica agli impianti, per portare il grasso dappertutto. Un giorno è arrivato il camion e ha scaricato olio sul piazzale. E ho fatto una cosa più brutta del mondo. Ho sorpassato Manini. Ho sorpassato il presidente, ho chiamato Federico Bazzani e gli ho detto vieni con la ruspa, con la sabbia qua subito e puliamo dappertutto perché il presidente ce la mi spacca il culo a me e al camionista. Grazie a Bazzani, grazie a certe persone abbiamo rifatto il piazzale che allora era ancora ghiaia, non c'era l'asfalto, ma non è successo appena quelle lì. Sono successe tantissime cose che devo ringraziare
Bazzani, devo ringraziare il Parco Rottami. E quando qualcuno è andato a lavorare con la C, che gliel'ho mandato io, perché dovevo andare io a fare il segretario regionale della C quando c'era Mario Daina, ma non ci sono andato, ma non perché non volevo, è perché c'era un sottorifugio e a me questi sottorifugi non mi sono mai piaciuti in vita mia. E non mi cambierò mai la mia idea di essere onesto e di stare con i lavoratori onesti e di far lavorare il mondo. Non cambierò mai la mia idea. Anche se mi daranno o se mi dovessero promettere una montagna di soldi, non li voglio. Almeno un giorno mi ha detto che ero stato l'unico a non accettare l'aumento. È vero. Perché gli ho detto, io non voglio accettare l'aumento che dopo devo venire a leccare il culo a lei e devo raccontargli le storie di questa azienda. No, 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 gli ho detto, lei le sue storie se ne vada a fare lei, perché io non vado mica a fregare i miei compagni. E questi qui che lavorano si fanno un culo. E quando siamo riusciti a farvi avere un minimo d'aumento per la produzione, questo dovete ringraziare non solo Digiuni, ma anche il Cicci, Margheriti che è stato licenziato, che adesso lavora presso una cooperativa qua a Pozzaglio, che va a fare la roba ecologica. Ma non c'era mica appena lui, c'era anche Corbani, Casarotti, e c'erano tante altre persone che me le ricordo tutte. E tante volte ho litigato con i miei compagni, con i miei amici, perché loro dicevano una cosa e io le volevo un'altra. Volevo ancora avere una messa migliore, ma non ci sono riuscito perché c'era troppa gente e io non avevo la forza. Quante notti ho perso all'inizio della acciaieria, lo può dire Negroni, lo può dire Frisina, lo può dire tante persone che sono state con me per cercare veramente di partire. E c'era Arvedi che cioccava mica da ridere allora e batteva i pugni sul tavolo. E ho preso anche del matto, ma io sono contento perché io gliel'ho restituito il matto al presidente Giovanni Arvedi e gli ho detto, ebbene, io sono Giovanni Digiuni, sono matto, ma lei è più matto di me, perché lei si chiama Giovanni Arvedi. E lui mi diceva, dobbiamo partire, o altrimenti metto le bombe nella acciaieria. E io gli ho risposto al presidente, ed è stato lì che mi ha dato due volte del matto. Gli ho detto, mi dia un po' di bombe, che facciamo prima e buttiamo giù tutto. E mi ha dato due volte del matto, ma sono contento. Allora c'era anche il povero Balzarini, quello della commissione per noi dell'umane, per le cose umane, per le assunzioni. Poi c'era il dottor Casalini, il dottor Manini, c'era Luciano, che è venuto dopo, dell'ingegner Gosio. Io potrei parlare tante cose da dire, perché quella acciaieria lì, quando è partita l'ho sognata e siamo partiti. Devo ringraziare, anzi ci sarebbe da ringraziare un grande Frigoli Francesco, un grande ingegner Magni, un grande Romani Angelo. Ci sarebbe da ringraziare anche un Andrea Calvi, un Lozza, un Bonardi. Gente che veramente hanno dato l'anima, e tante altre persone che non voglio fare i nomi perché sarebbero veramente tante. È vero anche che la vita è dura, è vero anche che rottame c'è quello a prezzo pieno e quello a prezzo basso, è vero anche quello che sta dicendo Damiano Carra, non siamo più umani, siamo burattini, ma i burattini eravamo anche prima, adesso molto più di prima. Ma perché la gente non capisce nulla, e perché la gente ha solamente, pensa solamente al denaro, all'egoismo, all'avarizia. Le notti ci sarebbe da pensare di farle tutti, ma molto meno. Ci sarebbe da fare dei nuovi turni, ci sarebbe da pensare di fare veramente qualcosa di nuovo, di strutturare, per riuscire a produrre di più, a spendere di meno e far guadagnare tutti, anche Fabrizio Ferrari,
Roby Scana, tutti quelli che lavorano nell'acciaieria, perché l'acciaieria, la tanta gente, ripeto e ribadirò sempre, che non sanno cosa sia. È vero, dall'inizio dell'acciaieria ISP tante persone se ne sono andate sui posti di lavoro, anche persone che erano nelle cooperative, che erano nelle imprese, se ne sono andati con diversi infortuni sul lavoro. La gente di queste cose qui non ne vuole parlare, ma sarebbe da parlare, da discutere, anche per il prossimo domani, per il prossimo futuro. Io è da anni che sto pensando veramente, abbiamo già provato a costruire qualcosa in Sudafrica, lo dico stasera, perché io sono il braccio e sono anche la mente di questi signori. Io non so se riuscirò un domani a essere il nuovo Giovanni Di Giuni, il nuovo Orvedi di Cremona, ma io ci spero, perché nel 2015, quando io ho scritto diverse lettere al Presidente, e io ho scritto anche qualcosa di diverso, che gliel'ho portato alla cascina dove c'ha l'azienda agricola sua moglie, io non mi vergogno a dirlo, non mi vergogno, ma se domani riuscirò veramente a fare quello che ho scritto in quella lettera famosa, io vorrei veramente avere tante persone al mio fianco per cambiare i turni, ma non solo, per dare un buon stipendio a tutti, perché so che se un domani riuscirò nel mio intento e il Signore mi dà la posizione, mi dà la vista, mi dà la vita di rinascere, e anche se ho già qualche età, che mi dia la forza di continuare a vivere, perché la vita è dura. E per colpa dei politici, per colpa dei mangioni, oggi stiamo tribolando tutti. Oggi io me lo auguro, perché la gente non sa cosa vuol dire povertà, forse. Perché in questi giorni è stata anche la giornata mondiale dei poveri. E avrei scelto veramente quel discorso. Quel discorso di creazione, quel discorso che delle volte piango, che delle volte penso a una vita meravigliosa per tutti. Penso veramente che nel mondo ci voglia un po' di amore, un po' di pace e un po' di amore, di fratellanza, uguaglianza. Perché Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti, dai quattro venti all'estremità della terra fino all'estremità del cielo, dalla pianta di fico. Imparate la parabola, quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. E così vorrei farmi capire alle persone che l'amicizia, il bene comune, l'amore, il lavorare insieme, essere fratelli nel bene e nel male, cercando anche di far scappare qualcosa se possibile, perché quando si lavora insieme bisogna aiutarsi, mano per la mano, dolore per dolore.
I compagni veri sono sempre stati così. Noi abbiamo sempre scioperato per far prendere i soldi agli altri. Non abbiamo mai scioperato per noi, ma perché avevamo una politica sbagliata. Avevamo una politica indivisibile, sbagliata. Non comunitaria. È stato qualcosa veramente di strano. È stata una cosa veramente che in questi anni devo dire che tante cose sono nate sbagliate. E visto che domani Federico se ne va al crematorio, vorrei così insieme a tutti noi, questa sera, fare un eterno riposo insieme, per un amico. E per tante persone che se ne sono andate anche sul lavoro, da Arvedi e anche in altre aziende, perché questa sera vorrei veramente che tutto il mondo con me pregasse, con un eterno riposo e un requiem eterno, perché vorrei veramente che questa sera qualcosa accada, che arrivi veramente quel miracolo, quel grande miracolo che mi faccia portare in alto, perché vorrei veramente credere di ridare un'Italia ai miei italiani, ai miei amici, per poi dare una seconda Italia ai propri a casa sua, tutti, per dare a loro la possibilità di stare a casa sua, lavorando a casa sua, senza venire qua a fare delle cose strane e neanche per farsi mantenere da digiuni, da Roby Scanna, da Marco Sassano, da Gilberti e da tante altre persone, perché vorrei veramente credere che un domani, se Dio vorrà, saremo uniti, uniti in questa grande Europa, uniti, fratelli, sorelle, amici. Grazie. Requiem aeterna donis domini, ius perpetua luce a te, requie scanti in pace, amen. L'eterno riposo, dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. E che Federico sia con sua moglie e che da lassù guardi tutti qua giù, specialmente quelli della acciaieria Arvedi, perché ogni tanto c'è sempre qualcuno che salta. E vorrei che lui stesso, da lassù, veda tutte le acciaierie del mondo per riuscire a dirgli, a colui, al nostro Signore, alla nostra Madonna, al bambinello che è nato qualche giorno fa, che gli dica: Signore, porta la grazia in tutte queste acciaierie, cerca di dare amore, pace e qualche soldino in più a tutti. Cerchiamo di non vedere più morti e di non vedere più queste persone che ci fanno del male. Cerchiamo di mettere, quando si fanno le manutenzioni, cerchiamo di mettere in sicurezza gli impianti, cerchiamo di mettere a posto questa grande Italia. E vorrei che da lassù Federico faccia ancora una cosa, almeno per i miei amici della mensa, d'Arvedi, che possa dire così a Federico: mettiamo a posto la mensa e facciamo la mensa un grande ristorante d'amore per mangiare bene e per bere magari anche un bicchiere di vino. Grazie. Giovanni Digiuni vi ringrazia e vi saluta tutti con una grande buonanotte. Ciao e a presto. E buon lavoro a tutti e non fatevi del male. Grazie. Ciao.